Cari fedeli, lunedì 18 maggio riprendono le celebrazioni con il popolo, con voi fedeli. È necessario però celebrare in sicurezza, usare tutta la prudenza necessaria e ciò richiede anche un'organizzazione. A partire qui davanti alla chiesa, dove troverete dei cartelli con su scritto solo entrata. Dalla parte centrale si entra soltanto e dalle due porte laterali si esce soltanto. Così non ci si incrocia tra coloro che entrano e coloro che escono. In questa chiesa, in questa struttura, possono entrare massimo 110 persone in questo periodo, a motivo dell'emergenza coronavirus, quindi non più di 110 persone, per rispettare tutti i parametri di distanziamento e di sicurezza. È consentito l'accesso alla chiesa esclusivamente ai fedeli muniti di mascherina. Quindi, mentre i guanti sono facoltativi, è consigliato indossare anche i guanti monouso, invece le mascherine sono obbligatorie. Entrando in chiesa, sia che si indossino i guanti, sia che non si indossino i guanti, a un lato e all'altro dell'entrata, ci sono gli igienizzatori per le mani, quindi la prima operazione entrando in chiesa è igienizzare le proprie mani. Ne trovate uno a un lato, uno all'altro dell'ingresso. È vietato l'accesso in chiesa a coloro che hanno sintomi influenzali o temperatura corporea superiore a 37 gradi e mezzo. È vietato l'accesso in chiesa altresì a coloro che sono risultati positivi al coronavirus e non sono ancora stati dichiarati completamente guariti. Inoltre è vietato l'accesso in chiesa a coloro che sono stati in contatto con persone positive nei 15 giorni precedenti. Quando si entra in chiesa, bisogna poi accedere ai banchi. Sono stati già predisposti i posti a sedere. Troverete sia un cartello, puoi sedere qui, sia proprio un segno dove si può sedere. Sono sfalsati un po' i posti a sedere. Abbiamo voluto andare oltre le indicazioni di distanziamento di 1 metro. Abbiamo fatto oltre 1,5 metri, lateralmente e oltre 1,40 m avanti e dietro. Nell'accesso ai banchi e anche quando poi si va a prendere la comunione, vedrete per terra delle strisce con il distanziamento di 1,5 metri dall'uno all'altra persona, per poter vivere anche in sicurezza il momento dell'accesso in chiesa, il momento della comunione, il ritorno al proprio posto e poi l'uscita, sempre 1,5 metri. Al raggiungimento della capienza massima, 110 posti, non sarà più consentito l'accesso, ma bisogna poi attendere la celebrazione successiva per poter partecipare a messa. Non è consentita la questua vicino alle acque santiere, che sono vuote perché non ci deve essere acqua in questo periodo. Sono predisposti i cestini in cui, se uno vuole, può lasciare la propria offerta. Tra una celebrazione eucaristica e un'altra celebrazione eucaristica non può passare meno di mezz'ora affinché si possa, come dire, igienizzare i banchi e le suppellettili e
e i vari calici, pisside, piattini dell'altare, i microfoni e poi celebrare la messa successiva. Ho fatto disporre davanti all'altare, al momento della comunione, un inginocchiatoio perché ci deve essere almeno 1 metro di distanza tra il sacerdote e chi riceve la comunione. Chi riceve la comunione tende le mani, protende le mani in avanti, e il sacerdote anche nel distribuire la comunione. Al momento della comunione, il sacerdote che solitamente celebra tutta la messa senza mascherina e senza guanti, al momento della comunione è previsto che il sacerdote faccia la sanificazione, meglio l'igienizzazione, no? La disinfezione delle proprie mani con sapone adeguato, poi indossi i guanti, indossi la mascherina e si rechi a distribuire la comunione. Questo perché, per poter fare la comunione, è chiaro che in quel momento voi dovete abbassare la mascherina. Il sacerdote dice corpo di Cristo. È consigliato in quel momento, ma fortemente consigliato, quindi diciamo che la linea, non rispondere amen, no? Perché quella risposta potrebbe, come dire, trasmettere delle goccioline sui guanti del sacerdote e quindi poi pregiudicare le comunioni successive. Per cui il sacerdote dice corpo di Cristo e voi non rispondete niente. Il patriarca di Venezia consigliava ai fedeli della diocesi di Venezia di sostituire l'amen con un gesto della testa, corpo di Cristo, e il fedele fa solo un gesto, così senza rispondere. Non è previsto lo scambio della pace in questo periodo, per cui il sacerdote non lo dice, ma nel caso dovesse inavvertitamente qualche volta sfuggirgli, per amore della pace o per la mente distrazione, il segno della pace non deve essere per forza la stretta di mano, può essere semplicemente un sorriso all'altra persona, uno sguardo benevolo negli occhi, dai propri occhi agli occhi dell'altra persona. Riscopriamo, come dire, la bellezza di guardarci negli occhi, no? Non potranno esserci più i libri e i foglietti della messa. Non ci saranno più i libri dei canti, cioè tutto quello che potrebbe passare da una mano all'altra non li troverete più, per cui non vi sorprendete, non ci saranno più, solo perché dobbiamo al massimo impegnarci per non correre nessun rischio. Come non ci saranno i libretti della liturgia delle ore e quindi non verranno messi più questi libretti fino a quando non saremo di nuovo autorizzati. Per cui se uno vuole portarsi il suo da casa di libretto di canti o di libretto di preghiere è liberissimo, ma qui no, possiamo, non possiamo usufruire di quelli della parrocchia perché non verranno più distribuiti. Quando finisce la celebrazione, poi si esce ordinatamente a iniziare dalle ultime file e mantenendo sempre il distanziamento in movimento di 1,5 metri. Sembrano complicate come disposizione, ma sono semplici praticamente. Le celebrazioni provvisoriamente, perché non abbiamo criteri oggettivi per regolarci, seguono gli orari usuali. I giorni feriali alle 8:30 la mattina e alle 19 la sera, la domenica alle 8, alle 9:30, alle 11 meno un quarto e a mezzogiorno, e poi alle 19 la sera. Se ci rendiamo conto che ci sono altre esigenze, gli orari sono a nostro servizio e non viceversa, per cui spostiamo tranquillamente gli orari delle celebrazioni.